Ragazzi, bentornati, ben trovati sul mio canale. Io sono Magnus. Stiamo praticamente andando sempre più avanti, sbloccando sempre nuovi personaggi di serie Lego che già vi ho portato. Oggi è il turno di Lego Harry Potter 1-4 anni. Naturalmente, qua sotto vi invito a passare un bel commento, un bel mi piace, anche se 5-7 ancora non l'ho portato, però ci stiamo lavorando un pochettino su. Per cui non ci sono tantissimi personaggi. Parecchi ce ne sono, molti personalmente non li conosco, li vedremo naturalmente insieme. Scrivete sotto nei commenti quale secondo voi sono i più fighi, cercando di non essere però troppo banali, nel senso che magari potreste dire: oh, io adoro Harry Potter, però. Allora, anche qui abbiamo una caratteristica fantastica di questo gioco: c'è una marea di magie che possiamo utilizzare. Guarda, qui ce ne stanno un sacco. Comunque, Harry non è male, l'hanno fatto veramente abbastanza bene. Soprattutto considerando il fatto che anche in Lego Dimension lo hanno ripreso, ci potevano fare molto di più. Vabbè, ma lasciamo perdere. Chissà perché qui per sbloccare i personaggi c'è bisogno per forza di fare tutta sta tarantella. Hermione, che poi praticamente è sempre uguale, solo che mi permette di. Lei c'ha più abilità? No, forse vale, c'è anche quella del ghiatto, sì. È una figata pazzesca. Poi, chi abbiamo? Nessuno un pochettino ci fa partire dal basso. Abbiamo Ron. Ok, Ron invece è in versione. Vabbè, piccolo, giustamente. Perché prima li facevano con abilità più o meno sempre tutte quante uguali, però si dedicavano molto di più alla parte estetica. Mantello ha sempre un suo perché. Dopo Ron qui abbiamo varie versioni, però Harry Potter, abbiamo Harry pigiama, smoking, camicia blu, golf, porca miseria, prova del drago, prova del ghiaccio, porca, ne sono una marea, Oh. Questo è bellissimo come mise. C'è una cosa che la illumina la parte bassa. Ok, dai. Non riesci a cambiarti, no? Poi ne abbiamo un altro anche da questa che poi là penso si potrebbe anche da lì sbloccare. Abbiamo Quidditch, penso che sia quello. Sempre lo stesso, fantastico. Insomma, un talento, riusciamo a sbloccare anche sempre gli stessi personaggi. Chissà perché ci fa partire sempre la prova del labirinto. Sì, ragazza. Una versione di Harry al femminile. Cioè, quel capello abbastanza lungo. Non so, tanto lungo, direi. Poi abbiamo prova del labirinto. Questa l'abbiamo fatta, ragazza. Mascherato. Mascherata, penso. Eh sì, mi sa di sì. Che c'ha in testa? Tipo, sono capelli, sono capelli strani, look diverso, ma strano però. Sempre laggiù ci fa partire, chissà perché. Labirinto l'abbiamo visto, quella che abbiamo visto, ragazza l'abbiamo vista. Mascherato l'abbiamo vista, pigiama no. Beh, sul pigiama Harry lasci forse un po' a desiderare, vabbè. Cosa abbiamo dopo pigiama? Oh, abbiamo Hermione in maglia con capuccio rosso, Hermione in maglietta blu, maglietta con capuccio rosso, gatto. Mi guardo quello gatto, va, perché ce ne stanno una marea. Vediamo un po'. Il gatto non l'ho fatto bene. Ho detto, l'unico fatto è che sono in pratica tutti quanti più o meno con le stesse caratteristiche. Forse cambia giusto qualcosa. Anche Ron mi ha fatto lo smoking, cardigan, Hogwarts pigiama, golf, giacca marrone, mascherato, ragazza. Allora, potremmo fare mascherato? Vediamo mascherato com'è. Marrone no. Mascherato ho detto. Smoking, cardigan, Hogwarts pigiama, golf. Marrone mascherato. Chiarirà, mascherato. C'è un cappellino in testa. Mamma mia. Vabbè.
Lasciamo perdere. Chi abbiamo dopo? Ah, iniziamo già. Ok, professor Silente. Grigio, porca miseria, ce ne sono anche parecchi, anche qua. Hanno avuto l'abilità anche di non riuscirlo a fare simile a Gandalf. Vedete come si muove bene la barba? C'è solo una jack, un taschino a destra che non ho capito che cavolo è. A sinistra, scusate. Poi abbiamo. Ne arrivi solamente due di qua, fammi capire. Sì, Silente, sì, professor Silente è grigio. Vabbè, professoressa McGranit. Ovviamente è fantastico, sembra quasi un pigiano. Andiamo avanti e ci guardiamo. Chissà perché fanno sto fatto che ogni volta è Hagrid. Me l'aspettavo più alto, lo sapete? Quando ho giocato. Però gli hanno fatto la stessa impostazione delle spalle. Un po', diciamo, genere un po' grosso. Questa non c'è abilità invece. No, no. Ok. Vabbè, andiamo avanti. Sempre sta cosa così. Non la capirò mai. Abbiamo il professor Vizios. Questo Vizios. La prendi da dentro? Sì, perfetto. Poi abbiamo professor Piton. Ah, che cade da sotto. Pardon. Scusate. Ok, vediamo dopo chi ci becchiamo. Questo è malocchio. Ah, sarebbe questa, eh? Sì, siete in due. È zoppola, però. C'è una gamba di legno. Abilità, sì. Oh, questo ne tiene un sacco. Porca miseria. Alcune hanno abilità, altre. Ecco. Schiazzini. Questo è chi chiamo? Professor Raptor. Casco normale, ma questo non lo conosco, vi dico la verità. L'ho detto su Harry Potter. Ho cercato di portarlo, pur non essendo un grandissimo fan. Abbiamo professor Lupin. Lupin, hanno messo anche il cappellino. C'è Baffetti, sì. Andiamo avanti e ci guardiamo. Questo macchietto pensavo che fosse Madame Bamb. Stanley. Oltraggio praticamente. Perché c'è questi occhiali così? Penso che sia voluto, non fatto apposta. Ah, c'è un follone qua davanti. Niente, le abilità sono sempre le stesse. E vai. Poi abbiamo Gilderoy. Ne abbiamo due persone, giacca verde normale, vediamo giacca verde. Questo non mi fa impazzire, vi dico la verità. Abbiamo anche. Quello non so sinceramente chi cavolo è. Madame Chips. Ah già, sono quelle che stanno lavorando al servizio, sì. Però questa è fatta bene, per esempio. Tutti a guardare. Tra l'altro voi non so se ci avete mai giocato, ma penso di sì, perché comunque questo è un gioco che risale a parecchi anni fa. Tra l'altro poi ne hanno fatto anche Madame Prince, ne hanno fatto anche una versione diversa. Hanno fatto tipo una collection. Personalmente pensavo che realizzassero tipo. Cioè è una versione rimasterizzata. Però, come vi dico sempre, diciamo che la versione rimasterizzata è sicuramente migliore rispetto alle versioni su console, mentre invece, professoressa Sprite,
rispetto alla versione PC, no, perché la versione PC aveva già una versione, come dire, in alta definizione, con texture migliori. Mentre invece quelle su console forse era un pochettino più scarsa come livello di dettaglio. Quindi, secondo me, la versione rimasterizzata, se la acquistate per console, fate un salto di qualità. Professoressa Comen. Mentre invece, se la acquistate per PC, forse quasi non la notate neanche la differenza. È pochissima. Mazza, che professoressa c'ha pure un sacco di abilità, Che paletta. Andiamo avanti e ci guardiamo. Professor Ruffo. Bello il professor Ruffo. Tipo fantasma. Non male il professor Ruffo. Bevi, bevi. Che ci andiamo a vedere un altro personaggio che abbiamo. Professoressa sinistra. Di qua. Vabbè, non male, dai. Vector e Kibibel. Ma questi sono fa niente. Vabbè, questa non ce la siamo vista, scusate. Pardon. Anche se è simile a quell'altra, poi c'è un po' il cappuccio. Ma fatti manco l'abilità, c'ha. Che abbiamo dopo dovrebbe essere Katie Bell. C'è la stessa parte di sotto di Harry Potter in una mise differente. Non ci fa tanto impazzire. L'altro ho scoperto Simon Finning. Anche abbastanza ritardo, infatti non avevo capito che in pratica si potessero sbloccare i personaggi in questo modo, perché in pratica se premete Y come al solito non si sbloccano, sta la griglia non si vede, soltanto così c'è il modo per vedere la griglia, per cui se non lo sapete dovete venire qua. Allora abbiamo Percy, Wesley e Golf. Meglio dire di vederci Golf, questi sono un po' sconosciuti per me, Che abbiamo poi? Abbiamo Fat Golf, questo è quello che abbiamo già visto. Neville Pyjama e Pyjama. C'è dietro? Non capisco. Ma c'è una pala dietro. Questo ti va a coricare col pigiama, con la pala. Vabbè, lasciamo perdere. Che abbiamo dopo sempre due, George Golf e Wesley, ma quindi che Golf è invece quello tradizionale, ma sembrano uguali praticamente, cioè a parte la testa poi come mise siamo veramente tutti quanti uguali, e vabbè, ma prima secondo me non si applicavano tantissimo, ma è pure cambiato già il personaggio da subito. Dovremmo essere questi qua, sinceramente sono abbastanza uguali. George, sì, anche Oliver Besson è proprio uguale. Jimmy Cardigan. Alcuni li sto saltando perché secondo me sono praticamente identici. Non hanno niente di particolare in più, Vabbè, avrebbero forse potuto aggiungere, ma non so, sinceramente. Chi è questo? Colin Cannon. Fotografica, sì. Pardon. Vabbè, che abbiamo dopo? Dopo Kenin abbiamo anche. Allora, abito da sera e Kelly, abito e Pete. Facciamo abito da sera. Beh, abbastanza elegantina. C'è magia, sì, ce l'ho. Ok. Però non è che mi fa impazzire,
Vediamo da qua che ci sta. Questo era, sì, era questo. Poi c'è Dan Thomas. Sai, molti fanno parte della combriccola dei ragazzini. C'è un'abilità, no? Ma niente di particolare. Attenzione, non vi lasciate troppo a desiderare. Ok, che abbiamo qua? Abbiamo Angelina Johnson. È uguale, o sbaglio? È uguale. C'hanno la stessa mise, solo che gli cambiano un po' forse il colore della pelle. Qua forse non si sono applicati tantissimo, ecco i personaggi. Infatti, per esempio, qui abbiamo Angelina, poi abbiamo Lee Jordan. È vero che è normale, molti di loro stavano in tenuta, per cui, cioè in tenuta tipo in divisa, scusate. Per cui era anche normale che non ne mettevano di differenti. Però, magari per renderli un pochettino più differenti. Che abbiamo da qua? Alicia Spinett e ragazza Grifondoro. O ragazzo, Alicia. Non male. E poi abbiamo ragazza Grifondoro. Ci guardiamo il ragazzo, dai. Poi abbiamo il ragazzo Grifondoro. Normale, giustamente. Perché? Draco, Golf, Hogwarts. Facciamo Hogwarts. Vediamo com'è. Porca puttana, il spestone sembra proprio cattivissimo, mamma mia. Che cavolo ti vidi? Vabbè, andiamo avanti. Dopo abbiamo. Allora, Tiger, Golf, Tiger Vincent. Porca miseria, facciamo Golf. Golf non la stiamo proprio vedendo. Diciamo che in questo si sono veramente dedicati tantissimo alla mise, all'abbigliamento e anche al look tipo capelli, roba del genere. Anche se quello. Poi abbiamo Gregory Goyle, sia Golf che Gregory Goyle normale. Facciamo normale. Però penso che facciano parte di tutti quanti della combriccola degli amici, perché personalmente, vabbè, l'ho detto, non sono fan, quindi molti non li conosco proprio, ma magari voi sotto li conoscete bene, scrivete sotto nei commenti magari Marcus Fate, chi è? Così magari date modo a me e anche agli altri di capire. C'è la stessa mise di Harry, di capire anche il personaggio chi è. Magari può sfuggire, non lo so. Che poi sembrava una donna qua perché c'aveva la collana. Vabbè, Millicent Bulstrode. Porca paletta. Qua sembra un po' Ernione comunque. Vabbè, non è che si sono applicati tanto. E qua, questa sembra proprio uguale. Ragazza sempreverde. Faccia perfetto. Prefetto sempreverde. Vediamo il prefetto. Ci vediamo il prefetto. No! Ce lo devi far vedere. Cioè non mi posso, mancano. Dai. Sempreverde, quindi c'hai tutto l'abbigliamento verde. Vicky? Vabbè. Abbiamo di qua ragazzo, sì, Palma Pantit, abito da sera, sempre uguale con la gonna. No, ne hai fatto una gonna tipo un verde. I capelli sono fantastici, li fanno sempre bene, cioè non li fanno inchiodati in testa. Abbiamo
Chan. Non vorrei dire sciocchezze, ma questa è quella che si fidanza poi con lei. Penso di sì. Non vorrei dire sciocchezze, però. Sì, scassate come fanno i russi che scassano tutti. Penelope Light. Sì, vabbè, però. C'è molta poca differenza. Ma che bridi. Vabbè, se la ridono. Abbiamo da questa parte ragazzo corvo nero. Facciamo ragazzo, dai. Personalmente veramente differiscono veramente di pochissimo, ma giusto tipo il taglio di capelli, una roba del genere, ma proprio ma di un poco pochissimo. Justin Finch Fletchley. Ma questo apparentemente potrebbe sembrare un po' diverso, potrebbe sembrare un po' diverso, però niente di che. Successivo che abbiamo. Allora, Cedric prova del drago. C'è una prova del drago? Sì. Allora, Miss già è diversa così. E che cavolo. Dietro è bella però, almeno su questo sì. La abilità sempre lo stesso. No. Però qua almeno sull'abbigliamento siamo riusciti comunque ad essere superiori. Allora, era questo? Sì, era questo. Susan Ossos. Dicevo io, sembrava un uomo dalla foto, invece è una donna. Vabbè, l'ho detto, non è che cambia tantissimo. È il motivo per cui cerco di farvi vedere soltanto l'abbigliamento, perché poi sull'abilità stiamo sempre là. Poi abbiamo Ernie McMillan. Vita sempre lo stesso. Ok, ognuna stia tranquilla. Sul prossimo dovremmo capire Hannah Abbott. Manco il mantello avete cambiato. Porca paletta. Ho detto solo sui capelli. Ma i capelli hanno cambiato un sacco di cose. Ha già fatto quella treccia qui. C'è laterale praticamente. Sui capelli si sono applicati un sacco. Che è sta roba? Abbiamo prefetto Tasso Rosso, ragazza. Prefetto, almeno se ragazza l'ho vista, ci vediamo ragazza. E vediamo un po', è stato un periodo, per esempio, che facevano sui giochi molti personaggi molto di fantasia, anche se non ci azzeccavano niente con la serie, però magari a volte rischiavano anche di essere ridicoli, altre volte non erano male. Sono sempre curioso di sapere quando, ragazzo, che Arthur Wesley, quando e se faranno uscire sta cavola di data di Star Wars. Invece su Lego Harry Potter ne hanno fatto un po', forse sono un pochettino rallentati secondo me, ma forse pensavano che avrebbe avuto forse più successo, ma lo so, ma abbiamo Arthur Molly. Sento che la signora Molly forse l'hanno fatta un pochettino diversa, pensavo di sì. Sì, è diversa da qua. E poi direi di guardarci anche Strega grigia. Lego Harry Potter, Strega era grigia. Vabbè. Ok ragazzi, io direi che questa parte dei personaggi su Lego Harry Potter 1 a 4 anni la possiamo terminare qui. Poi magari se vi fa piacere vi faccio vedere anche gli altri che fanno parte dell'altra griglia, sempre su naturalmente Lego Harry Potter 1 a 4 anni. Ci vediamo sempre al prossimo video. Bye.